Di Industria 4.0, digitalizzazione, elevata tecnologia e quindi super iperammortamento, ma dovremmo definirlo in un modo e in un paradigma diverso rispetto al solito, super iper leva per attrarre capitale umano e capacità. E questo è secondo me è il nuovo tema, perché fino ad oggi abbiamo parlato di macchine, ma non ci dobbiamo dimenticare che le macchine funzionano e vengono create solo attraverso la capacità dell'uomo. La macchina non potrà mai sostituire l'uomo perché alla macchina mancano la sensibilità, la creatività, la visione di insieme delle cose. È solo l'espressione e la sintesi della capacità umana. Oggi le aziende devono affrontare una nuova sfida che non è l'acquisto delle macchine, ma il reperimento dei talenti e degli skills, che oggi incomincia a segnare il passo in un territorio a vocazione metalmeccanica, meccatronica, con delle università limitrofe, quelle di Bergamo e il Politecnico di Milano, che oggi incomincia a segnare il passo a non riuscire più a dare i talenti di cui le aziende hanno bisogno. E oggi le aziende si devono impegnare a diventare attrattive, rendendo quelle figure classicamente non attrattive invece interessanti. Quindi se immaginiamo un ingegnere, l'azienda deve avere la capacità di far vedere un'altra idea dell'ingegnere, non tanto per i neolaureati, ma per quelli che devono intraprendere una strada da un punto di vista di percorso scolastico per far sì che le scelte non siano solo su indirizzi umanistici, ma anche su indirizzi e soprattutto su indirizzi scientifici. La cosa preoccupante per le aziende è che in visione e prospettiva tra 5 anni avremo bisogno di qualche decina di migliaia di tecnici preparati, ma che già sapremo che non avremo, soprattutto per il calo demografico che è previsto, sentiremo in un modo molto più consistente tra 5 anni. Oggi l'azienda per essere attrattiva deve partire da un concetto di benessere e di welfare che deve ribaltare, che deve mettere in atto per la persona, traducendolo in una metafora. Welfare non deve essere visto come un profumo che una persona mette sul corpo e non sul vestito, perché nel momento in cui tu togli il vestito, se il profumo viene messo sul vestito, tu non profumerai più. Quindi concettualmente l'azienda deve partire con welfare, è un lavoro da fare lungo, molto, lavoro da fare in modo scrupoloso. Perché tutte quelle applicazioni che attengono al welfare e tutte quelle dinamiche che attengono al welfare devono partire da assunti che tengono conto del capitale umano. Adriano Olivetti diceva che l'uomo è fatto per l'azienda e non è l'azienda fatta per l'uomo. Quindi l'azienda deve fornire all'uomo benessere, sicurezza, serenità, e in cambio l'uomo dona il suo tempo, la sua intelligenza, la sua capacità, e insieme oggi più che mai dobbiamo raggiungere i mercati che richiedono sempre più flessibilità, capacità, nuove conoscenze. Questo implica assumere forze nuove, giovani, che spesso e volentieri non utilizzano lo stesso codice che utilizzano le aziende che diciamo si sono sviluppate in modo tradizionale. Quindi questo è un vero cambio di paradigma da un punto di vista tecnologico e di adattamento alle nuove tecnologie, ma di adattamento anche a nuove idee di concepire la vita, perché oggi più che mai la gente si rende conto che tutto ciò che tu acquisti per il tuo benessere non viene acquistato con il denaro, ma viene acquistato con il tempo che impieghi per poter avere un reddito maggiore. Quindi va trovato un equilibrio che sia sostenibile tra la produttività, la redditività e anche una sfera privata e umana,
che se non preserviamo e presidiamo rischia di diventare selvaggia e quindi dare dei frutti negativi e non coerenti con i bisogni dell'azienda di oggi.